La stagione dopo il suo esordio, nell'anno del Mondiale messicano che l'avrebbe consacrato come il più grande, Maradona, pur segnando meno, solo 9 gol, guidò il Napoli al terzo posto dietro la Juventus e la Roma. La Juventus di Trapattoni, che aveva rinunciato a Tardelli e Rossi, ma era ancora forte di Cabrini, Scirea, Platini e si era rinforzata con Laudrup. Ma quel campionato in realtà lo perse la Roma del presidente Viola e dell'allora giovane allenatore svedese Sven-Goran Eriksson, con un suicidio casalingo 2-3 nella penultima giornata contro il Lecce degli argentini Barbas e Pasculli. Il primo gol Diego nell'85-86 lo segnò alla quarta giornata proprio con quella Roma insensata, ormai orfana di Falcao, l'eroe dello scudetto giallorosso dell'83, che aveva però ancora a centrocampo Cerezo, Ancelotti, Giannini, sulle ali volava con Bruno Conti e Boni e che al centro aveva un ariete come Pruzzo. Finì 1-1 con Diego che sul rigore pareggiò un gol di Tovalieri. Alla settima giornata il Napoli di Diego, che ormai aveva giocatori ambiti come Garella, Renica, Pecci, Giordano e il giovane Ferrara, avvertì con un sonoro 5-0 al Verona, campione in carica, che stava per arrivare a una nuova concorrente per lo scudetto. Una concorrente capace, due giornate dopo, di mettere in ginocchio la Juventus con una punizione in area sotto la pioggia, con la quale Maradona mortificò la supponenza di Tacconi, che improvvidamente aveva dichiarato che non avrebbe mai preso un gol su punizione da Diego. Il Pipe dell'Oro era ormai un pericolo pubblico dei difensori nostrani, tanto che dopo 39 partite di campionato e più di 500 falli subiti, all'undicesima giornata reagì alla Zidane contro Crescimanni dell'Udinese, che ostentatamente non mostrava nessun riguardo per le sue caviglie. La partita finì 1-1 e Maradona non avrebbe mai più avuto alcuna reazione violenta nei rimanenti 4 anni di campagna in Italia. È interessante soffermarsi sui nomi degli arbitri di quell'epoca. C'erano i duri, indiscutibili, Casarin e Agnolin, poi il vecchio navigatore Longhi, ma anche Bergamo, Pairetto e Lanese. Luciano Moggi lavorava per il Napoli come supporto a Italo Allodi ed era abile, ma non riusciva ancora a imporre i suoi giochi di prestigio ad un calcio italiano più trasparente, dove forse anche Bergamo, Pairetto e Lanese, come arbitri, non si comportavano in modo disinvolto come avrebbero fatto quando recentemente sarebbero divenuti designatori o dirigenti della categoria. Solamente. Ecco, con Boniek e con Cerezo in campo una responsabilità in meno per lei, altrimenti era tutto affidato al suo estro. Ma no, oltre a me c'erano altri 10 compagni che scendevano in campo. Sono molto contento che ci sono questi due giocatori in campo che hanno recuperato in fretta. Speriamo che tutto vada bene. Preoccupazioni per la difesa? Speriamo di no. Grazie. Un pareggio per esempio vi sta anche bene? È una domanda. A fine partita, qualsiasi sia il risultato, io prendo quello che viene. Penso che un pareggio starebbe molto bene. Ma io non penso mai al risultato. A me è importante la manifestazione sportiva, è importante il risultato sulla lunga, tutto l'andamento del campionato. A me mi va bene un Napoli che gioca veramente bene e che fa uno stupendo campionato. Guarda lontano lei? Io cerco di guardare lontano. E forse il presidente Fellaino non guarda lontano pensando soltanto alla classifica della sua squadra. Il San Paolo, per il Napoli di Maradona, è piccolo e crea problemi di ordine pubblico, per fortuna senza incidenti. Gli ultras di Napoli tendono una mano a quelli venuti da Roma e l'abbraccio serve a molto. Anche al nostro operatore Campili per fermare immagini significative, una platea di 80.000 persone con 1 miliardo e 422 milioni di incasso. Tutto per un pallone. La Roma, cosciente delle sue defezioni in difesa, recupera in extremis Boniek e Cerezo con mano fasciata e affida al solo Tovalieri il compito di impensierire la difesa azzurra. E Tovalieri, quando lanciato, ci riuscirà bene. Bianchi suggerisce alla sua squadra l'attacco frontale massiccio, ma sono sempre i virtuosismi di Re Diego a creare i pericoli maggiori.
Il gioco è veloce, corretto, anche se non sempre esaltante. Sembra gol, ma non lo è, quando Bertoni, sul cross di Maradona, corretto da Oddi, indirizza sotto la traversa, complice il braccio di Tancredi. La verità la fornisce lo stesso Bertoni. Io da dietro ho picchiato di testa, e il portiere andava all'altro palo, l'ha toccato con la punta del dito e l'ha messo sulla traversa, però gol non è gol. Sembra gol e non lo è, quando Boniek si sgancia e va a segnare. Fuori gioco evidente, immagini alla Moviola, tanto per gradire. La Roma difende a zona mista, il Napoli colleziona a calci d'angolo, alla fine saranno 20 ed anche punizioni. Poi l'1-0 del già segnalato Tovalieri, guardate il tiro e sentite Garella. Stasera mi sento forse per la prima volta dopo tanto tempo di aver fallito una partita, questo è chiaro. E diciamo che il Napoli ha pareggiato e io purtroppo mi sento un po' responsabile del gol della Roma, tutto qua. Che tranquillità vi dà questo gol di vantaggio? Nessuna, adesso è ancora più difficile di prima. Giannini è facile profeta, il Napoli non vuol perdere, anzi vuole vincere. Il premio di 10 milioni alletta tutti, lunga e manovrata l'azione che si conclude con l'atterramento di Bagni. Dal dischetto degli 11 metri, Maradona, primo gol in campionato, non fallisce. La partita si accende, Caffarelli che ha sostituito Ferrario, infortunato, dà maggiore vivacità all'attacco. Ferrara rileva Buriani, gran lavoratore a metà campo. Manca però Giordano all'appuntamento del derby ed è un peccato. Imprecano poi alla malasorte i giallorossi che quasi alla mezz'ora potrebbero fare centro per la seconda volta. Il derby sembra avviato verso il salomonico pareggio e in un paio di occasioni è Tancredi a dargli una buona spinta, volando e smanacciando il pallone oltre la traversa. Sugli spalti un pizzico di delusione, nessun dramma. Il Napoli, da marzo imbattuto, è sempre secondo. Bianchi, i pareggi si commentano sempre e molto spesso lasciano scontenti gli uni e gli altri. Ecco, a lei? Ma è stato un pareggio così, nato sotto uno sbaglio nostro e poi abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Sotto questo profilo non mi posso lamentare, c'è da recriminare che solo un po' la nostra ingenuità, visto che giocavamo contro una squadra che badava esclusivamente a difendersi, sapevamo dall'inizio che avrebbe giocato in contropiede. E l'eccesso di generosità, voler vincere a tutti i costi, al momento ci fa anche perdere la gara. Un pareggio che va bene, immagino. Sì, va molto bene. Abbiamo fatto una bella partita perché abbiamo fatto un pareggio. E questo è buono qui, perché il Napoli ha una squadra molto forte. E non è facile giocare in questo ambiente. È uno stadio particolare. Sì, è uno spettacolo enorme. Lo bello, che cosa significa 100? Che passano gli anni. È un record da battere, quello di suo padre. No, è tutto un altro discorso. Una partita che vorrebbe cancellare. Una. Nessuna. 100 partite, una medaglia d'oro. Le 328 di Concetto valgono evidentemente un medagliere, senza nulla togliere al figlio Rosario, che oggi ha conteso a Bagni e Maradona la palma di migliore in campo. Due modi di arbitrare non proprio simili, ma i risultati sono gli stessi. Non ne soffre il gioco, che è ad ampio respiro. Il Verona, con tanto di scudetto sulle maglie, corre. Il guaio per Bagnoli è che il Napoli di Bagni macina ancora più chilometri. Sembra avere il diavolo in corpo la squadra azzurra e costringe i difensori in maglia gialla a ricorrere a tutti i mezzi possibili pur di fermare lo scatenato Maradona. Gli specialisti ricordano di avere i piedi buoni sui tiri da fermo e così Bertoni fa distendere Giuliani. Si ricorda anche Giordano di essere un rapido nelle esecuzioni e fulmina il portiere Scaligero. È l'1-0. Il più bravo di tutti nel Verona è Di Gennaro, che non solo avvia con lunghi lanci il contropiede dei compagni, ma lui stesso funge da rifinitore, anche se Turchetta fallisce, come vedete, il possibile pareggio. Maradona costringe Brigal a fare il maratoneta a tutto campo, ma il tedesco non disdegna di offendere quando gli è consentito. La partita è piacevole, veloce ed offre spunti di estremo interesse, al di là delle marcature che verranno e dei pali colpiti o dei rigori ripetuti.
Bruno, potrebbe valere due punti questo tuo gol, ma per te vale anche tanto di più, immagino. Ma per me vale due punti e basta, io gioco per il Napoli e non per Giordano. Una partita dura finora? Verona è una bella squadra. Dani, un po' imbronciato, ma può cambiare ancora tutto? Sì, ancora sì. C'è 45 minuti per giocare. Giuliani evidentemente non è stato facile profeta. Dopo 2 minuti e 37 secondi il gol del 2-0 con Bagni che devia di precisione la punizione cross tagliata di De Guito. Gli infortuni a Filardi e Giordani costringono Bianchi a gettare nella mischia Carannante e Caffarelli. Qualcuno rimpiange i titolari e teme il peggio, che non avviene perché i due napoletani si dimostrano all'altezza e perché Maradona con questo gol beffardo lascia di stucco il portiere, un gol che vi proponiamo al rallentatore con la descrizione autografa dell'autore. Sì, si è visto che Giuliani stava fuori dalla porta, mi ha rimbalzato la palla, ho visto il calciato con fortuna che entra in porta. Un gol bello perché era di lontano. La partita è decisamente in discesa per il Napoli e Diego prova a recitare contemporaneamente il ruolo di calciatore e di cestista. Bagnoli pensa alla partita con la Juve, manda in campo Vignola e Galvagnini per Bruni e Volpati. La fresca pressione offre subito un rigore che l'arbitro Lobello concede giustamente e che fa più giustamente ancora ripetere. Un rigore che Garella, ricordandosi di essere campione d'Italia, neutralizza da par suo. Non c'è motivo per amareggiarsi, ma il solito teppista, che crede di poter essere ignoto, lancia una bottiglia in campo. Lo fulminano le telecamere del nostro Campili e gli agenti della Guardia di Finanza. Mancherebbe Bertoni all'appuntamento e Maradona gli offre su un piatto d'argento la posizione giusta. Il tiro di Daniel e di quelli che non si vedono neanche. Il Verona affonda, non corre neanche più. E allora Pecci tira fuori la zampata per uno storico 5-0 che Maradona negli spogliatoi commenta così. No, credo che oggi abbiamo dimostrato essere una squadra unita perché tutti abbiamo corso molto, abbiamo fatto tutto quello che aveva detto il mister prima della partita. Allora per questo dico che il Napoli oggi mi ha sembrato una vera squadra. Una squadra che se si ripete così diventa veramente pericolosa. Sì, non so se possiamo ripetere il 5-0, però sì, giocando con questa voglia di giocare, di vincere, possiamo fare grandi cose. Diego, è la domenica sportiva, ha provato, sta bene? Sì, abbiamo fatto la prova oggi mattina, oggi per la mattina, sì. In palestra come è andato? Beh, no, il riscaldamento di tutta la domenica, no, non è niente di particolare. Manca un 20 minuti all'inizio della partita, pensa di giocare? Sì, per questo ho fatto la prova oggi mattina e ho fatto il riscaldamento, se no non lo facevo. Il ginocchio non dà fastidio, quindi... No, sta bene. Diego Maradona, un rebus da parole crociate che si risolve con la presenza dell'asso contro il Torino. Il primo tempo del Napoli è tatticamente esemplare. I partenopei, esenti da rischi per mezz'ora, bloccano i rifornimenti granata dalle fasce laterali e impongono un solido centrocampo. La staffilata è di Pecci. Maradona c'è e si fa sentire. Il pallonetto è il suo pane e dopo Giuliani ci prova con Martina, dopo una finta alla sua maniera. Ecco l'esecuzione dal basso, alla quale fa seguito la disperazione del giocatore, che non è in condizioni perfette ma tiene ugualmente in allarme la difesa altrui. Il Torino soffre nello scrollarsi di dosso il peso di 3 sconfitte consecutive. Ma col passare dei minuti riacquista il proverbiale mordente. La meccanica del gol premia i trascinatori granata. Corner di Junior, colpo di testa di Schachner e incornata di Sabato. Si va a riposo sull'1-0. Il
il Torino legittima il vantaggio nella ripresa, con un gioco più convinto e incisivo. Beruato, una delle novità della squadra, si affida persino al destro, il piede no, per servire Schachner. Maradona fa ciò che il ginocchio gli consente. Bianchi getta nella mischia Giordano e alterna Renica e Bruscolotti in appoggio, ma tirano più i centrocampisti, come Bagni, che non le punte. Talvolta il Napoli si sbilancia e i padroni di casa rispolverano il gioco di rimessa con Comi. Un'esitazione di Carannante e Bruscolotti favorisce il primo gol in campionato del giovane attaccante. Radice sente i due punti in pugno. Il Napoli continua a premere con autorità, ma non è né fortunato né continuo in fase conclusiva. Il bolide è di Pecci. Giordano e Bertoni non trovano spazi e così sono gli inserimenti dalle retrovie a insidiare Martina. Il tentativo è di Renica. È Maradona a siglare il 2-1 finale. Il risultato restituisce dignità a un Torino punito oltre misura dalla classifica e condanna un Napoli sfortunato, come sembra illustrare questo scivolone di Renica negli spogliatoi. Io non credo che il Toro sia più forte del Napoli, non lo credo veramente. Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo regalato noi la vittoria al Toro. Prima di questa partita un Napoli imbattuto e un Torino invece reduce da 3 sconfitte consecutive. Radice, mi pare che questa gara abbia ribaltato le statistiche. Sì, noi ci siamo ripetuti, per la verità, come prestazione. Abbiamo fatto delle prestazioni buone come le avevamo fatte nelle settimane scorse dove perdavamo. Oggi siamo riusciti a segnare e abbiamo dimostrato, insomma, che questa non era una crisi di gioco ma una crisi di risultati, e questo mi fa molto piacere, perché quando si sostiene per 3 volte, per 3 domeniche, che la squadra è lo stesso, però la gioca bene, però dopo ci vuole la concretezza di una vittoria, e questo ci fa piacere, anche perché poi battendo un Napoli appunto imbattuto è ancora più qualificante. Questo è il biglietto, ho pagato 75.000 lire martedì e avevo paura che era falso. Sono andato con la paura allo stadio e mi credevo che questo biglietto era falso. Adesso invece ho incontrato delle persone e mi hanno detto che è buono questo biglietto, e quindi mi è passata la paura. Senti, come stanno un po' le quotazioni del mercato, diciamo, non regolare? Comunque è distinto, vale sulle 100.000 lire. A tribuna 140, 150 eppure sì, 180. Sì. Anche è 180, vero. È vero. Anche 180. Sulle 200 la vendevano. Allora Platini, prima di questa partita, domanda storico-culturale. Sai qui a Napoli che cos'è il maschio angioino? Diego. Maradona? Sì. Grazie. Buongiorno Diego. Platini ha detto che il maschio angioino, la fortezza di Napoli, è Maradona. Per lei invece Platini che cos'è? Lui è un fortissimo calciatore. Che anche è praticamente tutta la Juve. Una partita secondo lei questa che è sufficiente il pareggio per il Napoli? No, per noi la vittoria è lo che più ci piace. La nona di campionato non ha portato fortuna alla Juve, quella di Beethoven ai napoletani sì. Consentiteci il trionfalismo musicale e non se ne abbiano i bianconeri. Loro sono abituati a vincere, i napoletani no. Regaliamo allora l'inno alla gioia del grande compositore tedesco a questo eccezionale pubblico. Ora ricominciamo davvero da zero. Platini o Maradona? L'interrogativo trova la sua risposta nel gol dell'argentino e non solo nella prodezza di questa storica rete, che per fortuna ridimensiona Madama e ripropone al campionato nuove tematiche. Una punizione che vale la pena di rivedere e subito.
Era la partita loro, di Diego e di Michel, ma anche quella delle panchine. E Trapattoni, onestamente, confessa che Bianchi l'ha vinta, schierando un Napoli così ben disposto da annullare sul nascere tutte le intenzioni bianconere. Platini, fermato nelle sue ispirazioni, prima da Bagni e poi da Celestini, e forse l'assenza di Manfredonia, sono alla base dell'insuccesso della Juve, che già al terzo minuto rischia grosso su un traversone rasoterra di Bertoni. Piogge per tutti, anche per i presidenti come Ferlaino, che alla tribuna super affollata di autorità preferiscono il parterre bagnato. Bianchi dà ordine di tirare anche da lontano e Pecci esegue. Bianchi consiglia ai piccoli di entrare e colpire come nel basket e Celestini esegue, tanto bene da essere atterrato o in simulazione, ce lo dirà Sassi. Il Napoli vuole vincere, la Juve non vuole perdere ed allora registriamo episodi del genere. Redini di Pisa non ha indugi, fuori tutti e due. Maradona si infuria perché è capitano o perché vuole vincere a tutti i costi. In 10 gli azzurri corrono come matti, persino Bertoni, che va avanti e indietro, riesce persino ad avere l'opportunità di rendersi pericoloso. Non lo è davvero Giordano, nonostante qualche occasione favorevole che Maradona e Carannante costruiscono per lui. 0-0 dopo 45 minuti di gioco e neppure la possibilità di chiedere un parere ai politici, a uomini di spettacolo, a sportivi dal gran nome che affollano la tribuna autorità. Il traffico è intasato. Il commento è a senso unico però. Il Napoli, se non vince questa volta, non vincerà mai più. C'è qualche variazione tattica in campo per le uscite di Bagni e di Brio, ma chi corre di più è sempre il Napoli. La Juve va solo in contropiede con l'effetto che vedete. Cresce la squadra azzurra e persino Bruscolotti diventa fluidificante. Maradona col destro offende ma non colpisce. Platini non è in giornata e lo dimostra anche quando parte da fermo. Maradona invece sì. Rivediamo allora il gol da angolazione diversa. Se poi non lo fermassero così potrebbe addirittura raddoppiare. Le ammonizioni fioccano dopo Serena e Brio e il turno di Renica e persino di Maradona, che calcia in tribuna, in azione di gioco, badate, un pallone di alleggerimento. Sì, perché la Juve, dopo il gol, si è ricordata anche di avere un Serena e un Laudrup in avanti ed è stata l'unica volta che ha costretto Garella ad intervenire. Troppo poco per una Juve con mire da primati stratosferici. Allora, Trapattoni, è caduta la Juve, però si è rialzato finalmente. Il campionato. Finalmente. No, sì, finalmente. Sì, del resto non avevamo nessuna pretesa noi di finire il campionato imbattuti. Considerando che le nostre dirette concorrenti, e parlo dell'Inter, la più vicina, ha perso, Cristo ha voluto che perdessimo anche noi, è meglio così perché manteniamo le distanze anche se il Milan si è avvicinato. Bene, non cambia molto, si ritorna al Milan sotto, ma si riapre il campionato, quindi è un interesse generale. Non è che abbiate rinunciato troppo presto, per esempio, a una possibile vittoria, cioè questo difendere almeno l'imbattibilità. No, questo è un modo di interpretare le gare, non tanto come pensiero, ma soprattutto l'interpretazione sul terreno di gioco. Abbiamo trovato delle difficoltà nell'organizzare il nostro gioco, il Napoli si può dire che ci ha aggrediti e schiacciati. Maradona, lei è abituato a segnare, ma quando ha segnato questo gol alla Juventus, che è andato verso il suo pubblico napoletano, cosa ha pensato? Che colore è il gol? il colore è azzurro per tutta la gente di Napoli, perché nessuno che non abita a Napoli si può immaginare tutto quello che lo dicevano la gente durante la settimana. Per questo questo gol, questa vittoria se la merita la gente. Allora, Heinz, ti presento Diego. Senti, perché non gli fai una domanda? Giochiamo al calcio noi, non siamo giornalisti. La domanda facciamo dopo. Senti, domande dopo, ma un terreno così pesante, chi è favorito e chi è sfavorito secondo te, visto che le caratteristiche tecniche, due grandi campioni? Ma io credo nessuno è favorito perché il Napoli è una squadra forte. Sarà una partita difficile per tutti e due. Penso lo stesso, perché forse favorito C'è lui per la forza che ha. Senti Diego, una domanda a Rummenigge. Se l'avessi incontrato fuori dallo stadio, cosa gli avresti chiesto? Che non giochi. Va bene, auguri.
Gran pienone a San Siro, ci sono anche 15.000 napoletani. Maradona sgomma per riscaldare i pneumatici, ma sulla scacchiera Bianchi e Castagnier sembrano Karpov e Kasparov, mosse e contromosse, marcature spietate. In campo non si respira, c'è poco spazio per i colpi geniali, si picchia più del giusto ed il tatticismo prevale sullo spettacolo. L'Inter cerca di forzare subito i tempi e per Garella c'è da correre a destra e a manca. La squadra nerazzurra tenta di trovare varchi nel folto centrocampo napoletano. Bianchi gioca a una sola punta, Giordano, e conta sugli inserimenti dalle retrovie. Maradona è affidato a Baresi, Rummenig a Bruscolotti. Giordano è in giornata e quando Maradona lo cerca risponde con prontezza. E sui calci piazzati da sinistra c'è sempre Bertoni. Questo primo tempo che cosa ti ha suggerito, non come tecnico nazionale, come conoscitore di affari calcistici? La conferma di quanto sia compatto il Napoli, che onora tra le sue file gente che ragiona e gente anche che corre molto, per cui la squadra è molto compatta, offre pochi spazi all'Inter che è molto animosa, ma sbocchi per andare in gol non ne trova. Berzot ha visto giusto, l'inizio della ripresa è tutto per il Napoli, tacco e punta. L'Inter rischia grosso, Giordano ha sui piedi la palla giusta, Baresi è il salvatore della patria e si merita un bacio da parte di Zenga. Subito dopo però Baresi abbandona Maradona al suo destino, che è quello di non fallire occasioni come questa. E di Giordano l'assist, Dieghito stoppa e fulmina Zenga e Napoli canta. Maradona è meglio Pelé, cantano i tifosi, ma l'Inter riunisce le forze residue e visto che le punte non passano scaglia avanti gli uomini delle retrovie. Palo di Mandorlini prima e gol di Collovati poi di testa, ma è fuori gioco. A questo punto l'atmosfera da cattiva diventa cattivissima. Garella viene colpito alla testa da una gragnuola di oggetti, si accende la mischia. Altobelli e Bruscolotti vengono espulsi, Castagnier inserisce Selvaggi. Il Napoli ha ancora un'occasione con Bertoni, ma la battaglia miete una vittima. Buriani si spezza una gamba in un contrasto con Mandorlini, che avverte subito la gravità dell'incidente mettendosi le mani ai capelli. Frattura di tibia e perone, diranno i medici. Quando Bertoni da tergo spinge Collovati, l'arbitro Longhi non ha esitazioni nel fischiare un rigore che forse il Napoli potrebbe evitare. Bredi non è tipo da emozionarsi e spiazza Garella ed i 15.000 napoletani sulle tribune. Manca un quarto d'ora alla fine. Caffarelli, subentrato a Bertoni, ha la palla del raddoppio, ma la sbaglia così. Dal possibile successo napoletano al tentativo di Collovati che Garella neutralizza alla sua maniera. Un secondo tempo battagliero, successo un po' di tutto, sei stato anche colpito. Ah beh, se fossi colpito tutto quello che è caduto, se fossi stato colpito non sarei qua. Ho preso una bottiglietta sulla fronte, una bottiglietta sulla mandibola. E mi sono alzato e sono andato in porta come se niente fosse successo, e invece ho ancora dovuto prendere da un giocatore dell'Inter e dire che io fomentavo gli armi, assolutamente, anzi io devo essere elogiato perché sono ritornato sul campo. Non tutti sarebbero rientrati in porta e io sono uno di quelli, perché io sono uno sportivo vero. Quello dell'Inter che mi ha detto questo non credo che sia uno sportivo vero. Chi è quello dell'Inter? Ah, non so, non li conosco io, giocatori dell'Inter. Ecco Castagnier, cosa ha pensato al momento che l'Inter era in svantaggio 1-0 a San Siro contro questo Napoli? Non è la prima volta che gli avversari segnano prima di noi qui a San Siro, quindi è naturale nel gioco del calcio. Quello che è stato importante è la grossissima reazione della squadra e l'aver agguantato il risultato contro una squadra di questo calibro, così concentrata. Vedo Castagnier che si è ferito, che è uno zigomo, che è successo? È arrivato un oggetto dall'alto, non so cosa, ho sentito il colpo, ho sentito così, ho toccato, usciva un po' di sangue, no? Roba da niente.
Dopo 39 partite di campionato, qualcosa come 500 falli subiti, Maradona perde la pazienza e reagisce. Giusta l'espulsione. Poi negli spogliatoi commenta così lo scontro con Criscimani. Mi ha detto che io dovevo pagare per l'intervento di Caranante a Criscimani. È il primo fallo dell'anno che faccio. Fosse stato così inflessibile il signor Mattei anche in precedenza, non ci sarebbe stata violenza né prima né dopo. Perché il Napoli, in 10 uomini e senza Bagni, Pecci, Celestini, Bruscolotti e Buriani, difende l'1-0 come può. Difende quello stupendo gol che proprio lui, Diego Maradona, realizza con un tocco di tale classe da fare catalogare anche questa punizione tra le più belle mai viste. Il pressing dei giovani napoletani, 9 tra campo e panchina, è valido per 70 minuti ed è supportato da Ungarella che, medaglia a parte, alterna le spinte volanti a sicure entrate sulla palla. È un Napoli che fa sorridere Ferlaino tra primo e secondo tempo. E Stizzire e Vinicio, i cui uomini non riescono ad essere temibili come vorrebbe. Anzi, soffrono il contropiede e rischiano. Rischiano addirittura di subire il 2-0 se Mattei vedesse questo fallo da rigore provocato da Brini e danni di Ferrario. Eppure non era lontano. Vinicio allora manda in campo un'altra punta e un centrocampista come Zanone dal Fiume e i friulani diventano più pericolosi, prima con Barbadiglio e poi con Criscimani che, libero dalle consegne di marcare Maradona, si sbizzarrisce in tiri dalla media distanza. Vinicio, ex napoletano e quindi scaramantico, accende una sigaretta e il pareggio viene sfiorato. Ma il palo dice no allo spunto di Carnevale. All'ennesimo centro, e questa volta di Dal Fiume, Galparoli entra bene di testa ed agguanta il pareggio. Mancano 11 minuti al termine. Soltanto così si placa la tensione in campo. Moderata soddisfazione da una parte, visi scuri dall'altra, al fischio di chiusura. Già si pensa al caso Maradona. Negli spogliatoi i primi giudizi. Ma bisogna vedere come è stata la situazione del fallo, perché quando uno entra sul ginocchio di un giocatore, questo è già un ginocchio malandato, dove si tira dietro un sacco di sofferenze e gli dicono ti spacco le gambe e poi ti do sul ginocchio, ha una reazione che non si dovrebbe mai fare, però umanamente si può anche capire, anche se comunque non si deve mai in assoluto fare. Un primo tempo opaco con grandi sgroppate a tutto campo ma nessuna conclusione a rete. Unico brivido dei primi 45 minuti di gioco, un calcio di punizione di Maradona per Bagni che costringe Paradisi a salvarsi con i piedi. E passiamo subito al secondo tempo, precisamente al 10° minuto, quando Pecci vede Ferrario libero. Effettua il passaggio ma Borgonovo con un guizzo intercetta, si porta al limite dell'area e tira a rete. Renica si allunga e tocca la palla che scavalca Garella, 1-0. A questo punto il Napoli è costretto a gettarsi in avanti. Entra Vaiano per Caffarelli, che al 13° manca di poco il bersaglio. Alla mezz'ora la difesa lariana ha il suo bel da fare per arginare la pressione dei napoletani, pericolosi prima con Giordano, che viene anticipato. Poi Vaiano riesce a servire bene in area a Maradona, il cui insidioso tiro finale è neutralizzato da Paradisi. Dirceo cade in area e vorrebbe il rigore, ma si prosegue. Un minuto dopo, rete annullata al Napoli per fuorigioco. Al 33esimo, su corta respinta di Paradisi, Vaiano non riesce a controllare la palla e sciupa così una buona occasione. Ed eccoci al 36esimo. Maradona entra in area e cade. Stavolta è il rigore. Rivediamo l'azione al rallentatore. Maradona sembra aver superato lo sbarramento difensivo, ma forse Bruno lo spinge con la mano destra. E il piede sinistro di Maradona è urtato dal destro del difensore lariano. Per Paparesta è rigore. Rigore che puntualmente l'argentino trasforma. E sull'1-1 la partita si chiude senza ulteriori emozioni. Per 20 minuti il Napoli è stato letteralmente chiuso in difesa. Brighel, Di Gennaro, Sacchetti hanno bloccato le fonti del gioco ospite, costruendo un'azione offensiva continua e massiccia. L'ex Garella ha sofferto in più di un'occasione. La rete arriva su un'azione combinata Ferroni-Sacchetti. Il tiro del centrocampista mette assieme potenza e precisione. Alla mezz'ora, la prima di una lunga serie di contestazioni. Maradona realizza su punizione, ma l'arbitro non avrebbe fischiato. Bianchi parla di situazioni strane.
Se dovessi dire quello che penso non farei più l'allenatore, ma mi sembra giusto accettare questi momenti. Il calcio è fatto così, e qualche volta anche queste situazioni abbastanza strane bisogna accettarlo, anche se chiaramente ognuno di noi può pensarle in una maniera diversa. Nella ripresa il Verona trova subito il raddoppio, Renica aggancia in area Calderisi. Il rigore viene trasformato dallo stesso centravanti, giunto oggi alla 100ª presenza in Serie A. Ma la gioia dei padroni di casa è di breve durata. C'è un calcio di punizione, un fallo forse su Bagni, le immagini sono confuse. È un altro rigore contestato e trasformato questa volta da Maradona. E anche il definitivo pareggio è originato da un calcio da fermo. C'è un caos in aria, Ferrari rimette al centro con un pallonetto e la nuca dell'argentino beffa Giuliani in uscita. La partita a questo punto si incattivisce, c'è qualche fallo di troppo e Verza paga per tutti, finendo anzitempo negli spogliatoi al termine di una confusa azione in area. Bagnoli, che resterà a Verona per altri 2 anni, negli spogliatoi, al microfono di Sergio Tazzer, non nasconde la sua amarezza. Se vincevamo oggi, noi avevamo qualche possibilità ancora di agganciarsi alla Coppa, di entrare nella Coppa UEFA. Adesso non l'abbiamo più, forse. Ecco. Allora paghi la scommessa a Raimondo Marino? No, per me sì, devo pagare perché ho giocato di là e la promessa che l'ho fatto a Marino se la devo pagare, però per me non cambia nulla, io so chi è Oliva e chi è Sacco, si è dimostrato ieri, no? È campione del mondo, però per me rimane Sacco il più forte. Lo spirito nazionalistico di Diego ha affievolito per una settimana la simpatia che i napoletani hanno per lui, tornata prorompente quando dagli 11 metri l'argentino ha giustiziato l'Inter. Sul fallo di Fanna non sono però d'accordo gli interisti, ma Celestini replica in maniera chiara ed esplicita. Ma io so solo che Fanna ha messo la gamba tra il pallone e il mio piede, ma mi ha preso, mi ha fatto vedere a terra. Sono venuti per fare una gara di contenimento, dirà Bianchi negli spogliatoi, e perciò la nostra vittoria è più significativa ancora. Senza Rummenigge e Bredi, una Inter tutta italiana. Corso impiega un centrocampista in più e ordina marcature rigide, ma c'è la regia di Pecci, precisa e veloce, e vuole dire molto. In avanti si muovono bene Caffarelli e Bertoni e Zenga comincia la serie di interventi. Marino controlla con attenzione Altobelli e Spillo non muove testa. Le vere prime emozioni arrivano proprio sul finire del primo tempo, quando Caffarelli colpisce la traversa e un minuto dopo, allorché Bertoni salta 2 avversari e prova col sinistro a sorprendere l'estremo difensore nero-azzurro. La ripresa non è molto diversa, anche se l'Inter cambia Ferri per il più mobile Cucchi e Giordano sostituisce l'applauditissimo Bertoni. Neppure una maggiore verticalizzazione del gioco sembra impensierire l'Inter, che alza le braccia solo quando Pairetto indica il dischetto del rigore. Maradona ricorda il Torino, si concentra e non sbaglia. Reagisce l'Inter, che affonda qualche azione senza peraltro concludere a rete. Per 10 minuti il Napoli è costretto a giocare di rimessa e forse è proprio per questo crea le occasioni migliori, addirittura le premesse per un raddoppio, che Giordano sbaglia, forse perché è sbilanciato dalla marcatura di Collovati. A San Siro tutto quanto fa spettacolo, salvo le squadre milanesi, ben inteso. È più facile guidare una Formula 1 o segnare un gol? Chiedetelo a Paolo Rossi. Sono due cose molto diverse e molto difficili entrambe. Converrebbe sempre segnare, ma purtroppo ci sono anche quelli che non vogliono che tu li faccia. Comunque io ci provo. Provar non nuoce, ma quei furbacchioni del Napoli si sono portati appresso il sole ed una squadra assai in forma che conta su una difesa di ferro.
Il Milan è privo di Baresi, Tassotti e Galli. Così butta dentro ben 4 attaccanti, Macina, Hetli, Rossi e Virdis. Ecco cosa dice Lidl. Il pensiero era questo, cercare di giocare il più possibile all'attacco proprio per dare impressione a Napoli che eravamo molto forti. È andata a buca, quelli del Napoli non ci hanno creduto, così approfittando del centrocampo di cartone del Milan hanno piazzato il primo siluro con Giordano che è andato dentro nel burro della zona rossonera. È stato Bagni a preparare la polpetta avvelenata. La terza sconfitta consecutiva del Milan matura. Il secondo gol lo segna Maradona con un gioco di prestigio, cioè prestigioso. La squadra partenopea si assicura così un terzo posto meritato. Praticamente la partita sembra finita. Il Milan sostituisce Macina col difensore Mancuso ed ha qualcosa da recriminare in area di rigore in chiusura di primo tempo. State appunto seguendo le azioni incriminate, maltrattamenti ad Hetli e mani di Renica, urlano i tifosi del Milan. Nella ripresa il Napoli è soddisfatto del risultato e delega Garella a risolvere le diatribe con gli attaccanti rossoneri. Ecco il portiere partenopeo in azione. Il bombarolo di Bartolomei tuttavia piega le mani al portiere azzurro su punizione. La partita così si riapre. Adesso i rossoneri sono tutti in avanti e sembrano trasformati. Tatticamente sono senz'altro meglio disposti. Comincia un cannoneggiamento che esalta le doti di portiere paratutto di Garella, che ad un certo punto, salvando su colpo di testa di Virdis, si sente soddisfatto e ride. Lo stipendio se l'è abbondantemente guadagnato. Nel finale c'è qualche mischia furibonda ed il Milan va molto vicino al pareggio. Insomma, il Napoli forse rischia un po' troppo. I rossoneri adesso non sono fortunati, ma occorre ricordare che l'avvio era stato disastroso. Un buffetto di Garella a Wilkins. Sarà per la prossima volta. Bianchi, che quando vede il rossonero da buon ex vince sempre, fa il bilancio di un'annata azzurra. Il nostro è stato un ottimo campionato, anzi un campionato esaltante. Potevamo essere quarti, quinti, era la stessa cosa. Ci siamo stati terzi e secondi meritatamente.